Egregio Primo Ministro, signore e signori, cari colleghi e amici, io vorrei sottolineare che la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, il signor Matteo Renzi, è divenuto dinamico, molto ricco di contenuto, intenso, prima in una composizione ristretta. Abbiamo avuto una conversazione su problemi chiave della cooperazione bilaterale, poi composizione allargata con la partecipazione dei membri di governo e della presenza dei business, dei circoli imprenditoriali. Assieme con il signor Matteo Renzi, noi abbiamo esaminato tutto il complesso dei problemi bilaterali. Il nostro incontro ai margini di grandi eventi internazionali è divenuto una tradizione. L'anno scorso abbiamo aperto la giornata nazionale russa a Milano nell'Expo 2015. Ora noi accogliamo l'Italia come ospite d'onore del forum di Pietroburgo. La partecipazione personale del signor Renzi a questo evento ha garantito l'alto livello della rappresentanza dei circoli d'affari italiani. Ai margini del forum sono stati firmati i contratti per la somma 1,9 miliardi, circa 1.000 miliardi di dollari. L'Italia occupa il quinto posto tra i partner commerciali russi. Nel 2015 l'interscambio si è ridotto e questo calo è continuato anche all'inizio di quest'anno. È ben comprensibile che ha avuto qui la congiuntura economica e varie limitazioni di carattere politico. Nel corso delle trattative noi abbiamo prestato una particolare attenzione all'elaborazione di passi contratti per attivizzare la cooperazione economica. Noi comprendiamo la complessità del compito, ma ciò non di meno noi lavoreremo per risolverla. Noi vediamo il desiderio reciproco di realizzare dei contatti da parte dei nostri amici italiani. È stato espresso un desiderio reciproco per rinnovare e riprendere i meccanismi principali della interazione russo-italiana. La direzione strategica della cooperazione russo-italiana rimane l'energia. L'Italia è uno dei consumatori più grandi del gas naturale russo. L'anno scorso, malgrado l'abbassamento dei costi, dei prezzi, noi abbiamo accresciuto le forniture del 12%. Le compagnie energetiche russe e italiane continuano a lavorare sui progetti di grande portata. Voi avete visto Rosneft e Novatek hanno firmato dei contratti. Lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, la geologia, la produzione e trasformazione del petrolio, della liquefazione del gas e così via, ragione, e delle forniture, delle attrezzature ad alta tecnologia per la Russia. Vediamo la possibilità di allargare le produzioni italiane sul territorio russo. Noi abbiamo visto anche lì partner italiani ci sono interessati. Un rendimento buono può dare l'allargamento dei legami interregionali, l'interazione dei settori ad alta tecnologia come aerospaziale. Voi siete stati testimoni della firma dei documenti, degli accordi. Non è un lavoro dallo zero. La compagnia come Finmeccanica lavora sul mercato nostro da molto e si è raccomandato comunque molto bene. Noi abbiamo parlato dell'allargamento di questa cooperazione, renderla più sostenibile. La Russia e l'Italia si occupano della conquista del cosmo. Si prepara un cosmonauta italiano nel 2017. La compagnia italiana si associano a realizzare progetti infrastrutturali. Qui a San Pietroburgo i partner italiani
stanno realizzando la costruzione del diametro occidentale dell'autostrada Mosca-San Pietroburgo e M5 nella regione di Chelyabinsk. Si sviluppa anche il dialogo nella sfera umanitaria. Il signor Primo Ministro nel corso delle trattative ha prestato una particolare attenzione a questo. I nostri paesi apportano un grande contributo alla difesa dei valori culturali internazionali per conservare e ricostruire i monumenti nella città di Palmira. Parlando dell'azienda internazionale, abbiamo dedicato molto alla prevenzione, alla conservazione della sicurezza. Solo insieme possiamo trovare una risposta adeguata alla minaccia del terrorismo. Naturalmente noi abbiamo parlato anche dell'Ucraina, della Siria e in altri punti caldi dove la situazione non è stabile. Vorrei sottolineare ancora una circostanza. L'Italia tradizionalmente, anche in virtù delle ragioni storiche, è impegnata al nord del continente africano. Di questo ne abbiamo parlato con il signor Primo Ministro. Per concludere vorrei ancora una volta ringraziare i nostri partner per un dialogo costruttivo, motivato e esprimere la speranza che tutti i piani di cui abbiamo parlato siano realizzati. Grazie. Signor Presidente Vladimir Putin, grazie di cuore per l'invito. Per noi, per l'Italia, è stato un piacere e un onore essere gli ospiti di questa edizione, essere tra gli ospiti di questa 20ª edizione del Forum di San Pietroburgo. E rinnovo i complimenti all'organizzazione, alla città e anche al livello e alla qualità della discussione. Nel merito, questo è un ulteriore tassello delle nostre relazioni bilaterali. Per quello che ci riguarda è il quinto incontro bilaterale che facciamo, dopo due a Milano, uno al Cremlino e uno in Turchia ai margini del G20. E in tutti questi incontri, anzi no, il sesto, perché c'era anche quello in Australia, mi ero dimenticato di quello in Australia, e in tutti questi incontri abbiamo cercato di lavorare insieme su tutti i principali dossier, come abbiamo fatto quest'oggi. Ringrazio il Presidente Putin per la sensibilità sul Nord Africa, che per noi è una priorità, per le sfide di natura internazionale. Abbiamo avuto modo di discutere anche pubblicamente, anche sottolineando non tutte le cose che ci vedono d'accordo sulle questioni di politica europea, internazionale e geopolitica. In ogni caso abbiamo avuto l'opportunità di fare una discussione molto sincera, approfondita e anche molto, spero, proficua e costruttiva. Nel merito delle relazioni bilaterali, da parte nostra abbiamo evidenziato le considerazioni che il Presidente Putin ha appena sottolineato, la straordinaria rilevanza della nostra partnership energetica con tutto ciò che consegue per varie aziende, non soltanto per alcune aziende, le possibilità che si aprono nel settore dell'agroalimentare. Noi in particolar modo vogliamo che la scommessa del Made with Italy sia più forte che mai nei settori dell'agroalimentare, dove Russia e Italia possono fare dei passi in avanti win-win. Sui temi naturalmente della ricerca scientifica, come ricordava il Presidente Putin, e più in generale su tutte le questioni di cui avete sentito parlare, la nostra posizione è che davvero la costruzione dei ponti e non dei muri sia strategica. Lo dico perché i giornalisti italiani hanno avuto modo oggi di assistere all'ottimo lavoro di Astaldi, che ha quasi completato nei tempi previsti, in assoluto rispetto dei tempi, la realizzazione di 14 chilometri con tre ponti proprio qui a San Pietroburgo, e che credo il Presidente Putin inaugurerà tra poche settimane. E credo anche che sia però un discorso
non soltanto infrastrutturale, ma un discorso simbolico. Oggi abbiamo bisogno di tornare a recuperare la costruzione dei ponti. Infine, una curiosità: non capita tutti i giorni di essere informato di un gol dell'Italia dal presidente Vladimir Putin, che all'88esimo mi ha informato che l'Italia era passata in vantaggio con la Svezia. Lo prendo come un ottimo auspicio. Ti ricordo, signor Presidente, che la prossima partita sarà martedì prossimo, aspetto anche in questo caso una buona notizia da parte tua. Scherzi a parte, che sia di buon auspicio in vista della realizzazione dei campionati mondiali del 2018 che si svolgeranno proprio in Russia. Adesso i giornalisti italiani e russi potranno fare ciascuno due domande. Cominciamo con i nostri ospiti. Vai. Mark Innaro della RAI da Mosca. Una domanda a entrambi, se possibile. Riconosciuto il ruolo indispensabile e fondamentale della Russia nella ricerca di soluzioni condivise in tutti i grandi scacchieri internazionali, a partire dall'accordo alla mediazione sull'Iran fino all'intervento militare in Siria. Ecco, si può ipotizzare anche un coinvolgimento della Russia nella ricerca di una soluzione condivisa per la questione libica? Russia è già impegnata con la comunità internazionale. Del resto la Russia non soltanto è una grande potenza mondiale, ma è uno dei paesi che siede, dei cinque paesi che siede in modo permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per cui tutti i passaggi che riguardano anche la Libia passano dal tavolo del presidente Putin, naturalmente, del ministro Lavrov, che ha un ottimo rapporto con il ministro Gentiloni. Credo che in questo momento lo sforzo sia quello di ridurre al minimo le tensioni nello scacchiere libico e cercare di arrivare a un governo che governi, a un governo che sia in grado di incidere nella realtà per portare pace a questo popolo che merita finalmente, dopo anni da un intervento che probabilmente non era il migliore intervento possibile, diciamo pure che è stato un intervento sbagliato nelle modalità con le quali è stato costruito, di portare finalmente quel martoriato popolo ad avere la pace. Abbiamo da sempre cercato il coinvolgimento della Russia e devo dire che la Russia non ha mai fatto mancare il proprio impegno per trovare una soluzione condivisa. Io condivido la valutazione del signor Primo Ministro per quel che riguarda il carattere erroneo di quello che è stato fatto in Libia, ma sono d'accordo anche su quanto lei ha detto sulla necessità di guardare non tanto al passato quanto nel futuro cercando la soluzione. La situazione è molto difficile, il governo e il Parlamento, le faide armate, gli interessi tribali, e molte altre cose, e trovare un giusto equilibrio è abbastanza difficile, ma io posso assicurare signor Primo Ministro che la Russia continuerà a lavorare in maniera assai costruttiva con tutta la comunità internazionale, pensando innanzitutto agli interessi del popolo libico e nel modo da non solo non squilibrare la situazione ulteriormente, ma per cercare una soluzione veramente efficiente. E adesso il primo canale della televisione russa. Mikhail Akinchenko, primo canale. Una domanda al presidente Putin. Durante l'inaugurazione del forum, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, mentre parlava delle sanzioni, ha detto che nel suo avviso la Russia doveva fare il primo passo abolendo le controsanzioni, le contromisure intraprese in risposta alle restrizioni da parte dell'Europa. Lui ha spiegato che tradizionalmente è il forte a porgere la mano in soccorso del debole.
Come lei potrebbe commentare questa proposta? Non è che questo complimento dove Sarkozy ha parlato della forza, non c'è una trappola, c'è qualcosa di non sano? No. Noi possiamo caratterizzare in maniera diversa i paesi, le persone, ci sono quelli più forti, meno forti, furbi, meno furbi. Il signor Sarkozy è certamente uno che è abbastanza benevolo nei confronti del nostro paese e anzi posso dire che lui auspica il ripristino, il rilancio delle relazioni con la Russia. Con lui abbiamo parlato a lungo. Quella sera, l'altro ieri per essere precisi, e credo che nella sua proposta ci sono degli elementi costruttivi e noi potremmo essere disposti a fare dei passi se potessimo essere convinti che per l'ennesima volta non verremo ingannati. Perché? Queste azioni unilaterali da parte della Russia devono essere seguite da altre azioni da parte dei nostri partner affinché non ci sia la situazione classica descritta dal classico quando uno fa tre passi in avanti e due passi indietro. Per ora non so chi potrebbe persuaderci che la situazione si evolverà proprio in questa chiave. Non siamo noi che dobbiamo essere convinti. Bisogna convincere i nostri partner a Kiev a rispettare gli obblighi, gli impegni che loro si sono assunti a Minsk. Non sono accordi segreti. Andate su internet, trovate il testo intero, il testo integrale, e il testo dice che dovevano modificare la Costituzione entro la fine del 2015. Noi non lo possiamo farlo per il governo di Kiev, dovevano approvare la legge sull'amnistia. La legge è stata approvata ma non è stata ratificata, non è stata promulgata. La legge è stata rinviata, dice, l'entrata in vigore in maniera molto furba con un emendamento, se non sbaglio, numero 10. E queste manovre potrebbero essere interminabili, ma non occorre scaricare su di noi la responsabilità per quello che noi non siamo in grado di fare. Certo, sappiamo che in Ucraina queste decisioni ora sono abbastanza difficili, ci vuole parecchio coraggio politico, ci vuole sostegno da parte della popolazione, delle principali forze politiche, ma se l'impegno è stato sottoscritto occorre agire. I nostri partner europei invece non dovrebbero scaricare su di noi tutta la responsabilità per quello che è accaduto e sta accadendo, perché ci sono delle cose fuori dalla nostra portata, fuori dalla nostra competenza. Pertanto i nostri partner dovrebbero lavorare pure con i partner di Kiev se vogliono ci augurano bene al popolo ucraino. Occorre aiutare il popolo ucraino a uscire da questo tunnel, occorre contribuire a rilanciare o ad allacciare un contatto diretto, il dialogo diretto, e se a un certo punto noi vedremo che tutto questo è stato fatto, noi saremo i primi a fare un passo verso l'altro, ritirando anche le varie restrizioni introdotte in vari campi. Grazie. Presidente Renzi, l'Italia è stato il paese che ha avuto un atteggiamento più riflessivo sulle sanzioni, chiedendo e ottenendo che non venissero per esempio rinnovate in automatico, ma che fossero il frutto di una riflessione politica tutte le volte che, che sono venute a scadenza. Negli ultimi giorni è emersa una proposta formulata anche da imprenditori italiani sull'ipotesi di rinnovare le sanzioni non per 6 mesi ma per 3 mesi, cioè dire ravvicinando la scadenza. Lei pensa che questa è una proposta, lei cosa pensa di questa proposta e pensa di poterla portare all'attenzione dei partner? Presidente Putin, buonasera. Volevo farle una domanda sul fatto che la Russia intrattiene buoni rapporti con una serie di partiti e movimenti euroscettici che sono contrari all'euro, che sono contrari all'integrazione politica, parlo per esempio di Fidesz ungherese o del Front National di Marine Le Pen. Ora, la domanda che le faccio, Vladimir Vladimirovich, è questa: ma lei preferisce dialogare con un'Europa
forte, integrata, che parla con una sola voce, o con un'Europa più debole e più diffusa, diciamo? Grazie. La posizione italiana è molto semplice. Le sanzioni non si rinnovano in modo automatico come fossero ordinaria amministrazione. Il presidente Putin ha più volte espresso la sua posizione dicendo: più ci saranno sanzioni, più saremo noi a lavorare per trovare soluzioni diverse. Ma il punto chiave è che o c'è un giudizio su quello che sta avvenendo e quindi un dibattito politico all'interno del Consiglio, oppure le sanzioni diventano ordinaria amministrazione. Sanzioni e controsanzioni per le ragioni che il presidente Putin ha appena espresso. Dunque noi, le confermo, anche nella prossima riunione del COREPER, che è l'incontro degli ambasciatori a Bruxelles, chiederemo che delle sanzioni si discuta in sede di Consiglio e non automaticamente di COREPER, e che si possa sentire qual è lo stato dell'arte sull'attuazione di Minsk. Cioè, chiederemo che sugli accordi di Minsk, come ha detto il presidente Putin, non sono accordi segreti, sono accordi che si possono scaricare da internet, ci sia una constatazione di chi ha fatto cosa e in che tempi. Nel merito, in quella sede, il ministro degli esteri discuterà e ragionerà con i suoi colleghi. Ma il punto centrale, e finisco su questo, è esattamente quello di richiamare tutti a implementare il protocollo di Minsk. Lo facciamo con i partner europei, che sono i responsabili di questo progetto, lo facciamo con gli amici russi, e lo facciamo anche con gli amici ucraini, cui diciamo con chiarezza, lo ha già detto il presidente Putin, che l'accordo va implementato non soltanto in una direzione, ma da parte di tutti. È una posizione molto seria e credo che sia anche una posizione molto coerente con quello che diciamo dal primo giorno. Per quanto riguarda la sua domanda, è una domanda molto complessa e in un certo senso cervellotico, perché una parte di questa domanda non è una domanda ma un'affermazione, affermazione di un cliché che ormai si sta diffondendo in Europa, secondo cui la Russia starebbe appoggiando i partiti nazionalisti europei e avrebbe un rapporto speciale con loro. Una decina d'anni fa avevo un'occasione per dire alla stampa europea che con la politica che i loro paesi stavano portando avanti era inevitabile che diventassero popolari i partiti nazionalisti, mentre con la crescita dei flussi migratori, con la crescita del numero di profughi, sono appunto le cose che stanno accadendo, ma noi non c'entriamo. Bisogna rivolgervi a tutti coloro che ne sono responsabili in Europa. È chiaro che è una questione molto fine, delicata, umanitaria, e la gente che sta scappando dalla guerra ha bisogno di essere aiutato, ma è chiaro anche che nel fornire questo aiuto ogni paese deve pensare in primo luogo ai propri cittadini. Noi non abbiamo alcuna intenzione di interferire in questi problemi. Noi siamo in rapporto con tutte le forze politiche dell'Europa, sia con quelle che già sono al potere, sia con l'opposizione. E questa è la prima domanda della mia risposta. La seconda parte riguarda forse il cosiddetto problema del Brexit. Lei vuole che io esprimesse l'opinione della Russia in merito a questo problema, e cioè se la Russia vuole comunicare con l'Europa forte o con un'Europa debole. La Russia sì che vuole dialogare con un'Europa forte, perché dialogare con un partner debole
certe volte ti costa di più, perché c'è sempre il rischio che possa cedere alle pressioni e quindi tutti gli accordi e i programmi già concordati verranno poi distrutti. Un partner forte non permetterà mai di essere trattato in questo paese. Ma che cosa possiamo intendere per un'Europa forte? È una domanda che, sulla quale ancora bisogna indagare. L'Europa sarà l'Europa più forte se i britannici votano a favore dell'uscita, oppure se diventa più debole. Alcuni esperti dicono che l'Europa diventerà più concentrata, altri dicono che sarebbe soltanto il primo passo verso la disintegrazione del resto dell'Europa. Io certamente avrei una mia idea e ce l'ho, e ieri, l'altro ieri, con i nostri colleghi europei ne abbiamo parlato parecchio, ho sentito pareri diversi. Io non vorrei esprimere pubblicamente almeno la mia opinione oggi. Io dico che noi dobbiamo accogliere con rispetto la volontà del popolo britannico, dobbiamo solo aspettare per qualche giorno e vedere cosa succede. E l'ultima domanda, Ria Novosti. Grazie Elena Glushakova, Ria Novosti. Signor Primo Ministro, mi auguro con voi per il successo della squadra azzurra. In Italia e in Russia ce ne sono tanti tifosi, ma la domanda è questa. L'Italia tradizionalmente è un partner di vecchia data per i progetti nel settore di energia, in particolare per le forniture di gas russo in Europa. Ultimamente però alcuni progetti sono stati sospesi e congelati, prima South Stream, poi Turkish Stream. Io chiedo se l'Italia, come prima, è interessata a comprare il gas russo, se ci siano dei progetti in discussione, progetti paragonabili al South Stream o Turkish Stream. Sì, comincio io. Confermo, i partners italiani sono interessati a continuare la cooperazione, in particolare nel settore delle infrastrutture. E oggi noi ne abbiamo parlato molto, abbiamo parlato anche degli errori commessi nel passato e abbiamo cercato di capire che cosa occorre fare per evitare certi errori in futuro. Abbiamo parlato di quello che sono, potrebbero essere i nostri interessi oggi e in un futuro immediato. Questi interessi prevedrebbero la possibilità di continuare la cooperazione nell'ambito della direttrice meridionale. Come sapete, con la Grecia abbiamo firmato una promemoria che prevede la ricerca delle soluzioni congiunte, e in più abbiamo parlato anche con del progetto Nord Stream 2, non è un segreto. Si è parlato dell'ampliamento della cooperazione in altri settori dell'energia. In sostanza, nessuna delle problematiche è stata chiusa. La Russia è pronta a portare avanti questa cooperazione, però stiamo aspettando che anche i nostri partner in Europa, in Italia in particolare, dimostreranno altrettanta disponibilità affinché insieme possiamo continuare l'implementazione dei nostri programmi. I programmi non mancano, avete visto quanti accordi sono stati firmati oggi, si tratta di accordi, di agreement veramente impressionanti. Si prende ad esempio il progetto Yamal, che prevede un'ampia cooperazione nel settore del mare di Barents e del mare del Nord. Gazprom intende collaborare con l'Eni. E tutto sommato siamo molto contenti di come sta procedendo questo lavoro. Parlando invece delle difficoltà del terzo pacchetto energia dell'Unione Europea, io sono convinto che col tempo troveremo una soluzione. Avendo parlato per circa 4 ore, in qualche momento ci è capitato anche di parlare di energia, abbastanza sovente. La posizione italiana è questa: noi abbiamo una tradizionale relazione di amicizia con le autorità russe. Come ha ricordato il presidente Putin, alcuni accordi firmati qui in queste ore danno il senso. Abbiamo chiuso accordi più o meno per 1 miliardo di euro,
credo, più, no, qualcosa di più di 1 miliardo di euro. Quindi per più di 1 miliardo di euro. E potenzialmente questi accordi spalancano partnership per oltre 4-5 miliardi. Dunque è evidente che abbiamo discusso nel merito. Ci sono alcune vicende del passato che sono difficili da affrontare. Io avrei preferito che il progetto South Stream fosse mandato avanti. Non è accaduto questo. La responsabilità non è della Russia, la responsabilità non è dell'Italia. Ora, la vedo in questo modo. Da qui ai prossimi 20 anni, per tornare a ciò che abbiamo detto nell'intervento, Russia e Italia avranno diversi settori di cooperazione. Io scommetto che quello energetico continuerà ad essere uno dei prioritari e che con il buon senso, come ha detto il Presidente Putin, le soluzioni si troveranno, facendo ciascuno uno sforzo, da parte senz'altro delle autorità russe, da parte delle autorità europee. E chiudo su questo, così che possa essere anche molto chiaro rispetto alle questioni europee. Se avete notato, oggi il Presidente Putin, alla fine dell'intervento, è stato più europeista di me, perché ha detto, no, non devi dire che l'Europa potrebbe avere delle difficoltà. Io credo che l'Europa avrà un futuro se rilancia sul domani. E penso che oggi abbiamo fatto un piccolo passo in avanti in questa direzione. Passiva. Grazie. Grazie mille.